Yo, qua a Roma, adesso in questo periodo è quarantena, quindi non posso uscire. Però voglio fare un vlog sul mio tetto, perché si può accedere e qualcosina c'è da fare, quindi adesso mi preparo e saliamo sul tetto. Ok, pronti, saliamo. Non ho troppo tempo e non c'è neanche troppo sole, quindi spero riuscire a fare. In più, è da un po' che non mi alleno perché ho avuto un problema al ginocchio e l'ultima volta che ho provato ad allenarmi sul tetto mi ha fatto male un pochino. Quindi adesso ho aspettato un mesetto e non mi fa più male, quindi spero di riuscire a fare qualcosa. Comunque non ci andrò troppo pesante, quindi questo sarà un vlog noioso in poche parole. Andiamo. Non male. Importantissimo, dato che non ho il ginocchio perfetto e potrebbe essere ancora danneggiato, bisogna riscaldarsi bene. Ora il mio obiettivo è fare un piede sulla discesa, wall spin sulla parte sopra e ritornare in step sopra il muro. È un po' scomodo perché essendo alto fa mezza paura, però penso di poterlo fare con molta calma. Quest'ultimo era veramente buono. Penso che proverò anche un po' di palm spin e spin generali su questo muro qui. Molto paura sul fatto che poi c'è la morte vicino. Però vabbè, non penso sia troppo grave, proviamoci. Non ci sono muri esattamente normali, è anche difficile trovare tante cose da fare. Più che altro che riesco a registrare normalmente, perché posso salire e scendere quante volte voglio, ma con un punto di ripresa fisso non riesco a far vedere niente. Ah, in generale è leggermente pesante, però si può fare e si può migliorare, quindi lavoriamoci. Non male, un po' il pesante sull'ultimo atterraggio. Devo lavorarci su quello. E ora penso che lo provo a inquadrarlo da un'altra prospettiva. Potrebbe venire bene. La cosa è questa, vorrei fare anche qualcosa a terra, però non ho idea di cosa alla fine. Ma forse sì. Ho sbagliato, non devo fare step al primo, devo fare solo scendere, ero troppo vicino. Ah, però non male, il back alla fine pensavo venisse peggio, quindi riproviamo. Cosa. Il fatto che mi è venuto il back prima è proprio perché ho usato il step al primo, perché se uso il monkey arrivo giù fortissimo e non riesco a controllare il peso. In generale è molto meglio col monkey, è più bello, però è molto più funzionale con lo step, anche se più lento.
il salto è easy, ora provo a sticcare. 360 pre, che è orribile perché dopo c'è un po' di altezza, ma non è un problema, ci si può salvare, però prima c'è la morte, quindi diciamo che fa un po' impressione. Oh yes, questo ci stava. Era pulito, almeno l'atterraggio, poi dopo mi sono un po' mosso, però andava bene. È ora di fare questo orribile back pre. Anzi, back a tenere, non è proprio un back pre. Abbastanza easy, non male. Ok, quello che vorrei fare adesso, perché l'avevo pensato l'altra volta ma non sono riuscito a farlo, è mettere un passo qui e poi salire per poi salire sopra. Non so se neanche è possibile, perché l'altra volta ci ho provato ma è veramente difficile. Più che altro perché c'è quel camino che blocca la strada, quindi ora niente, vorrei provarci. Piede su in qualche modo, non ho idea di come funzioni, però ci provo. Andiamo. Ok, per oggi penso di aver finito, anche perché appunto è tipo 2 ore che mi sto allenando e comunque per un mese che non mi sono allenato 2 ore sono tante. Bene, è stato un piacere e ora addio, ci vediamo al prossimo video, che sarà la settimana prossima. Non ho idea di quando uscirà questo, probabilmente tra 2 settimane da quando lo sto filmando, ma che per voi non ha nessun senso. Addio.